Era un po' che non giocavo, nel senso, quando stai fuori così non è mai facile tornare, dare un po' di continuità alle prestazioni. Venivamo anche da un momento favorevole perché abbiamo fatto due pareggi, era un po' che due risultati utili di fila non li facevamo, ne abbiamo portato a casa un altro, tre punti e ci godiamo per ora di non essere all'ultimo posto, poi vediamo anche i risultati delle altre, però secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, serviva e adesso andiamo avanti. Ne ha diciamo perché che loro hanno trovato bene gli spazi, il primo tempo è stato molto equilibrato e è stato un gol che ci ha permesso di andare a fine primo tempo in vantaggio, che è sempre fondamentale. Poi siamo rientrati, secondo me abbiamo fatto il secondo tempo molto meglio del primo, non gli abbiamo concesso nessuna occasione da quel che ricordo e ne abbiamo avute parecchie, quindi dovremmo fare tutte le partite così. Poi è difficile, però questo deve essere l'atteggiamento. Sì, dai, allora oggi penso che ci abbiamo creduto, soprattutto questo. Fin dall'inizio comunque mentalmente eravamo disposti al sacrificio e comunque penso che non si può dire niente, la vittoria è meritata. È stata una partita difficile, e comunque il Modena è una buona squadra, una grande squadra. E noi abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister sostanzialmente e abbiamo impostato la partita comunque sull'aggressione, su un ritmo alto, alta intensità, e penso che comunque abbiamo soddisfatto quello che il mister ci aveva chiesto durante la settimana, soprattutto rispetto a Gubbio, che avevamo incominciato molto bene soprattutto i primi 15 minuti, e infatti il mister aveva detto che dovevamo continuare su quell'onda di quei 15 minuti, di quei primi 15 minuti di Gubbio. Abbiamo cercato di soddisfarlo. Certo, a volte abbiamo anche sofferto su determinate azioni del Modena, però è anche quello difendersi, saper difendersi e poi ricominciare a giocare. È stato, penso, molto bello e comunque è stata un'emozione grande. Poi sono andato sotto la curva perché era, non so, mi è venuto spontaneo andare tutto qua e penso che sia indescrivibile.